Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Power Wash Simulator. Continuiamo la nostra carriera ed oggi tocca al bagno pubblico. Sì, dobbiamo pulire un vero e proprio bagno pubblico. Vi ricordo innanzitutto di mettere un mi piace al video, di iscrivervi al canale, di commentare e di condividere questo video a chiunque possa piacere un gioco come questo. Clement Waters ci dice: ultimamente molti mi hanno chiesto, Clem, perché diavolo hai comprato un enorme bagno pubblico abbandonato se lo userai al massimo dalle 6 alle 8 volte al giorno? Lo so io, ma a parte che cazzo di domanda è però, lo so io il perché. Lo trasformerò nel miglior nightclub di Buckingham con Blackjack e Squillo di Russo? I giovani adorano le novità, giusto? Ci scommetto le mutande che nessuno da queste parti si è mai imbattuto in un'acustica come quella di questo posto. Però ammetto di avere una certa paura dei germi. Perciò finora mi sono limitato a scardinare le porte delle latrine. Se potessi pulire a fondo il posto, avrei un'idea migliore delle sue potenzialità. Ok, guardiamo i dettagli. No, aspettate qua, dettagli. Tac. Messaggi. Ok, iniziamo il lavoro. In questa mappa dobbiamo completare per ultimi i water. Quindi andiamo subito a vedere quali sono. Sono questi, ok. Per sicurezza farò per ultimi anche gli urinatoi, questi. Ok, dai, è abbastanza grande, ma ce la possiamo fare. Abbiamo la nuova ultra incredibile idropulitrice. E che cosa avrei in mente per il nightclub? Ok, questo ci spiegherà anche tutti i suoi piani per il nightclub. Comunque con questa idropulitrice dovremmo fare davvero veloci veloci, eh. Piazzerò una fila di palle a specchi lungo il tunnel d'ingresso, che proietteranno fasci di colore in ogni angolo e su ogni superficie. Resteranno tutti un po' frastornati, ma non vedranno l'ora di vedere il resto, vabbè, se lo dici tu.
Al Luna Park è necessario un altro tuo intervento per ristabilire le giuste gerarchie. Dovremmo pulire un Luna Park. Ok. Poi la sala principale, dove ogni lavandino sarà trasformato in un distributore di Grink. Ok.
E vogliamo parlare delle latrine? No, non vogliamo parlare delle latrine. Saranno dei privé, ognuno con gli ultimi successi dei vari continenti. Cosa?
Mi è appena venuta un'idea per gli urinatoi. Ciascuno conterrà un analcolico diverso, così i clienti potranno reidratarsi una volta usciti dalle cabine. Ok.
Sta venendo proprio bene, eh? Sì, sta venendo proprio bene. Mi aspettavo buchi nei muri e sporco indicibile di ogni tipo. Beh, lo sporco indicibile di ogni tipo c'è.
Ok, dovrebbero mancare solo i water. No, cerniere porta, attenzione appunto, e luci anche. Interruttori luce, ok. Tavolette water. 0 su 4. Allora, intanto interruttori luce. Ah, perché bisogna pulire giustamente la tavoletta. Interruttore luce qui non c'è. Ok. Allora, luci e interruttori luce. Telai lucernario addirittura. Ok, water va bene. Orinatoi. Sporgenza orinatoio, uscita acqua orinatoio, va bene. Luci e lucernario. Perfetto. A questo punto facciamo gli ordinatori. Ok, interruttore luce, un altro orinatoio. Ah, questo. Ok. Un interruttore luce. Tu? Infatti. Guardalo qui. Ok, ed ora gli ultimi water. Vediamo se mi ha sbloccato l'obiettivo, eh.
Il momento della verità. Vediamo, eh. Ok. L'obiettivo non arriva. Ai ai ai. Niente da fare, a quanto pare mi sa che, boh, magari è un po' pagatino. Vediamo il timelapse. Non posso credere che questo sia lo stesso posto che ho comprato. Tu sì che sai fare miracoli. Ora però mi viene un dubbio. Voglio davvero che dei Gen Z grondanti di sudore vengano a insozzarmelo? E se ne facessi un bagno pubblico di lusso dove fare un goccio in santa pace, ma a un prezzo più alto? Non sarebbe mica male. Va bene. Ok, noi continuiamo. E nel prossimo episodio puliremo lo scivolo a spirale. Ma per questo è tutto. Io ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Spear è tutto, al prossimo video!